No, non mi sono mangiato la lingua, o meglio, potrei non aver mangiato la mia lingua, visto la serata. Silvania, potrei aver mangiato tutt'altro, partiremo alla grande. Gnoma, vediamo se ho salutato tutti. Ok, ci siamo. Comunque, grazie a tutti, grazie per le segnalazioni. Adesso abbiamo messo a posto la questione. Allora, cannibali, è un argomento importante. Il cannibalismo si presenta come... psicopatologia all'interno del comportamento di una marea di serial killer differenti, ma si presenta anche come abitudine, consuetudine, come uso e costume di una marea di popolazioni ancora oggi in giro per il mondo. Chiaramente quello che ci interessa è andare a capire quali sono le motivazioni che spingono una persona a poter avere il gusto, poter avere la ricerca di tipo erotico, una ricerca sadica nei confronti della carne di un altro essere umano, al di là dei gusti, al di là del fatto che per la maggior parte dei cannibali, insomma, la carne umana viene descritta con un sapore del tutto gradevole, simile a quella del maiale, e solamente leggermente più amarognolo, ma decisamente più consistente. Ciao anche Bruno, buonasera. Il cannibalismo si presenta in realtà in una marea di forme e può avere delle origini estremamente variegate. Può essere cannibalismo di tipo guerriero, cannibalismo di tipo religioso, può essere un cannibalismo per giustizia, per sopravvivenza. Considerate che ci sono state una marea di situazioni nella storia dell'uomo, dall'assedio di Stalingrado a situazioni che magari conosciamo un po' tutti, relativamente alla caduta di un aereo con i superstiti costretti a mangiarsi a vicenda, cosa che abbiamo anche visto all'interno di un celeberrimo film Live Sopravvissuti. Ma questa usanza sopravvive in termini generali ancora oggi in giro per il mondo e nella fattispecie, sebbene questo non avvenga in maniera continuativa, viene portata avanti da una quantità importante di popolazioni, per esempio come quella che vi sto facendo vedere adesso, che sono gli Asmat in Papua Nuova Guinea, e non sono gli unici in quella zona del mondo. Ci sono stati cenni e informazioni relative all'utilizzo della carne umana come cibo lungo tutta la storia dell'uomo e ancora oggi permangono, per esempio, nelle foreste del Sud America. Per quanto le informazioni relative agli indigeni che fanno uso del cannibalismo come cibo a tutti gli effetti sono estremamente aumentate, ecco, da quella che è la propaganda occidentale. Probabilmente, e qui lanciamo la prima frecciata che a me interessa, probabilmente perché proprio la propaganda occidentale, proprio il mondo occidentale ha sulle spalle uno dei pesi fondamentali relativi al tabù del cannibalismo. E per quanto mi riguarda, chiaramente la incredibile scissione che c'è stata tra il concetto di male e bene in termini religiosi, in termini etici, in termini di consuetudine, così come la posizione presa da alcune religioni occidentali, in particolare monoteiste, nel voler definire una serie di comportamenti come male, indipendentemente da una serie di libri e da cultura che è stata tramandata nei secoli
in grado di definire che quelli che vengono chiamati dei da alcune di queste religioni occidentali, di cui non farò il nome, ma sappiamo benissimo a chi mi riferisco io quando parlo di religioni occidentali monoteiste, sappiamo benissimo di chi stiamo parlando. Molti libri sono stati gettati al macero, molti libri sono stati bruciati, molti libri non vengono integrati all'interno dei testi sacri. Rimane il fatto che probabilmente alcuni degli dei di cui si parla all'interno di questi libri sacri facevano uso di carne umana come alimentazione. C'è stata una divisione fra male e bene, una mancanza di integrazione e di riconoscimento del fatto che male e bene consistono e convivono all'interno delle nostre personalità, la necessità quindi di dividere fra male e bene e creare una sponda nera in confronto alla sponda bianca, e secondariamente, in particolare, noi abbiamo una cultura che ci abitua anche a fare una cosa piuttosto bizzarra, una cosa che è mangiare la carne e bere il sangue del Salvatore, cioè di colui che fondamentalmente ti può dare la salvezza dai peccati. Tu potresti accedere effettivamente alla momentanea cancellazione dei tuoi peccati, per poi rincominciare ovviamente a peccare in maniera clamorosa, nel momento in cui mangi il corpo del tuo Signore, o meglio, dovresti aver appena cancellato e confessato a una persona che non si sa esattamente per quale motivo magicamente dovrebbe dire ok, adesso tu sei pulito, e si mangia il corpo e si beve il sangue. Questa è una provocazione, ma è una provocazione che dal punto di vista psicologico, da Freud ad Adler, a chiunque abbia al giorno moderno si sia messo effettivamente ad analizzare le motivazioni dei cannibali in termini di interiorizzazione della persona mangiata, queste sono informazioni che non possono essere negate, sia la divisione fra bene e male, sia il concetto fondamentale in cui i nostri ragazzini vengono cresciuti mangiando il corpo del Salvatore. Questa è un'informazione che io, da grande cultore dei film horror, quando ero piccolo, francamente mi sono sempre chiesto: come cazzo è possibile? Com'è possibile che io sia, probabilmente abbia dei gusti un pochettino malati, ecco, nel guardare certi film, e poi c'è questa gente che va a mangiare il corpo del proprio Salvatore? Se me lo volete dire, se mi volete dire che cosa ne pensate, questo è quello che a me serve. Così come vi ringrazio ancora per avermi detto che non si sentiva l'audio, e soprattutto vi ringrazio per non aver sentito tutti i crimini che ho confessato, a parte Daniela 16 Danieli, che ha detto che ha letto il labiale, poi voglio avere un resoconto, mi manderai un'email. Vorrei sapere che cosa ne pensate innanzitutto riguardo a questa posizione, a questo tipo di influenza potentissima, perché anche chiunque, compreso me, chiunque altro attorno a me, dice di non avere una sorta di non essere instradato dalle consuetudini, ecco, religiose, per quanto non sia un credente, per quanto non sia un celebrante, secondo me sta non considerando una porzione della psicologia in maniera estremamente importante. Questo tipo di introduzione che io ho fatto porta a voler analizzare le motivazioni che spingono una serie di persone, una serie di serial killer, a fare uso del cannibalismo come soddisfazione di una serie di piaceri, e secondariamente pone la prima pietra che io vorrò porre in questi durante queste puntate della botteguccia, per arrivare a dire: ma è davvero possibile condannare un personaggio come un serial killer? Attenzione, io non sto parlando di un mafioso, ok, che fa esplodere un pezzo di autostrada per riempire le casse della sua organizzazione. Io sto parlando di una persona che nella maggior parte dei casi avrà subito una quantità di stimoli negativi enorme, che lo abbia trasformato in una personalità antisociale a livelli clamorosi, fra cui c'è anche una mancanza di vicinanza, una mancanza emotiva. Non è questa la motivazione principale, ma è sicuramente una di queste. C'è una mancanza emotiva, una mancanza di vicinanza nei confronti delle persone che avrebbero dovuto amarlo, da cui lui si aspettava, aveva delle aspettative come qualsiasi tipo di bambino, al punto di arrivare a dire:
io non solo ho ucciso la mia vittima, ma l'ho consumata, l'ho mangiata perché così sarebbe stata per sempre dentro di me, non mi avrebbe lasciato mai. Ora, la prima pietra del non si può assolutamente giudicare dei serial killer in maniera paritaria rispetto alle altre persone, in termini generali, almeno la maggior parte delle persone che sono finite in aula, e soprattutto non si può pensare, ovviamente, per quanto mi riguarda, di metterli a morte, perché l'abitudine di uno Stato di prendere una persona e dire tu sei colpevole di omicidio, Ciccio Bello, tu sei veramente un pezzo di merda, adesso ti ammazziamo. Questa è evidentemente una posizione che, se non vale per una persona che può essere considerata sana di mente al 100%, non può valerla per una persona incredibilmente disturbata. Io volevo farvi vedere. Prima di andare e fare accademia, intanto saluto anche l'amico Nur, bellissima gente, e bello tu Nur, grazie mille, o bella tu, grazie per essere qui, buonasera a te, semplicemente tutto il contrario di tutto, è molto chiara la tua teoria, condivido il dubbio di questa ritualistica alquanto bizzarra e contraddittoria. Guarda, Deborah Neri, Deborah, cercheremo adesso di andare a vedere quelle che sono. Esattamente, adesso vi farò vedere quello che viene considerato uno dei peggiori serial killer della storia, perché in lui sostanzialmente sono state riconosciute quasi tutte le deviazioni sessuali e psicopatologiche esistenti in un essere umano possibili, al di là del fatto che vengono inserite nell'elenco delle psicopatologie anche semplicemente dei gusti sessuali. E vabbè, ma queste sono relazioni che sono state fatte a inizio secolo. Per il resto, effettivamente, le aveva quasi tutte. Stiamo parlando del signor Albert Fish, adesso ve lo faccio vedere. Albert Fish, il mangiatore di bambini. Ma questo è riduttivo. Cercheremo di vedere tutto il contrario di tutto, perché dal mangiare il nemico in battaglia per acquisirne le facoltà spirituali e di combattimento, cosa che esiste dagli albori dell'umanità, fino al voler mangiare la propria vittima, come ha fatto il nostro amico Issei Sagawa, che vedete lì sopra, l'unico con tratti orientali che io ho dipinto e che faremo vedere, di cui parleremo, che è un personaggio eccezionale, ce n'è veramente qualsiasi cosa all'interno. A proposito, prima di andare a vedere Albert Fish e io ve lo incomincio ad andare a cercarvelo, vi raccomando, come al solito, facciamo ripartire un attimo il banner per ogni evenienza, i contenuti della rubrica bla 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 bla, non esprimono apologia, sicuramente esprimono vicinanza nei confronti di chi per uccidere una marea di persone e provocare un sacco di sofferenza a un sacco di persone deve aver sofferto. Come pochi, per cui non si può pensare di non prendere in considerazione il killer così come la vittima, e non è una mancanza di rispetto nei confronti delle vittime. Parliamo di questo signore qua. Parliamo di questo simpatico vecchietto. Eccolo qua. Ora, così come lo vedete, potrebbe essere un personaggio di un qualsiasi racconto, di, voglio dire, di simpatia metropolitana. Questo fu uno dei primi mugshot del signor Albert Fish. Il signor Albert Fish, signori, le ha avute tutte. Le ha avute tutte, non tanto in termini di quello che gli è successo, perché è stato abbandonato dal padre, abbandonato dalla madre in un orfanotrofio, è stato picchiato a sangue all'interno dell'orfanotrofio, è stato sodomizzato, è stato utilizzato come mulo umano, tanto che lui all'uscita dall'orfanotrofio ha dichiarato: io devo imparare a farmi piacere tutto quello che mi fa male, perché altrimenti non potrò andare avanti così. Le ha avute tutte in che termini? Le ha avute tutte nel senso che, perdonatemi, qua vado a leggere, ma c'è bisogno: coprofagia, sadismo, masochismo, flagellazione, castrazione attiva e passiva, inserzione di oggetti all'interno del corpo. Vi faccio vedere quelle che fanno partire la serie di foto che potranno disturbarvi. Quello che state vedendo sono a tutti gli effetti degli aghi e degli spilloni infilati all'interno del retto. Lui non lo faceva solamente alle altre persone, lo faceva principalmente a se stesso.
era un problema evidentemente. Voglio dire, i gusti sono gusti, però non si tratta effettivamente di agopuntura. Ecco, in questo caso, non propriamente di agopuntura. Questa è una radiografia che è stata fatta poco prima che lui venisse ovviamente simpaticamente messo a morte negli Stati Uniti, perché è l'unica soluzione che gli Stati Uniti riescono a trovare per personaggi del genere. Continuando, inserzione di oggetti, esibizionismo, pedofilia, cannibalismo, viene considerata dagli psicologi forensi, in questo caso anche l'omosessualità come una psicopatologia. Qualcuno avrebbe da poter dire qualcosa di diverso, io non mi esprimo. Assunzione di urina, feticismo e ipererotismo, che tutto sommato è una delle minori. Il signor Albert Fish, ragazzi, dopo aver patito le pene dell'inferno durante la propria vita in gioventù, ha incominciato semplicemente ad aggredire, seviziare, violentare, mutilare e uccidere esseri umani, soprattutto minorenni e soprattutto molto piccoli. È passato alla storia, morendo nel 1936 sulla sedia elettrica, come probabilmente la persona o una delle persone più perverse che siano mai esistite nella storia. Evidentemente le condizioni, globali, le condizioni familiari, le condizioni sociali da cui proveniva e le violenze a cui è stato sottoposto, come una marea di persone che vedremo nella nostra rubrica, come un altro terribile personaggio, Donald Soldo di Cacio Gaskins, uno dei peggiori serial killer che tratteremo in altre puntate, come per esempio il nostro simpatico, qua vi faccio vedere un'eccezionalità e poi andiamo un pochettino più di accademia. Come l'unico caso ufficiale di serial killer venezuelano, almeno finora registrato, serial killer cannibale, Dorangel Vargas, questo signore che potrebbe sembrare un po' un cantante del gruppo B, diciamo, di Sanremo, con questa barbetta. Sì, quello che vedete a sinistra sono delle prese in giro. Purtroppo non vi farò vedere solo delle prese in giro in termini di carne questa sera. Questo signore che può sembrare, dicevo, un po' un cantante del gruppo B di Sanremo, ma contemporaneamente anche un pochettino Saddam Hussein, altra persona che è stata passata per la giustizia statunitense dopo averlo utilizzato come fantoccio politico e bellico per anni, insomma un'altra persona che è passata dalla grande giustizia degli Stati Uniti. Questo Dorangel Vargas, unico esempio di serial killer cannibale venezuelano fra il 97 e il 99, dovrebbe aver ucciso e cucinato fra le 10 e le 12 persone. Un personaggio che, tra l'altro, e qui io non posso dargli torto, non tanto in termini della carne, ma intanto il fatto che lui non poteva evitare di utilizzare l'aglio e la cipolla. Su questo non posso dargli torto al signor Dorangel. Per il resto, adesso facciamo un po' di accademia, ma prima, Ale Ornaghi, l'omosessualità fu tolta dall'elenco delle psicopatologie non moltissimi anni fa. Esattamente, ancora oggi questa storia è dibattuta. Ma ovviamente non ho nessuna intenzione di aprire una polemica in questo senso, perché sarebbe un po' come aprire una polemica relativa alle questioni del come mai una certa, diciamo, popolazione al mondo alle volte si riconosce come una razza, alle volte come semplicemente una religione in funzione dell'utilizzo politico che ne deve fare. Comunque qualcuno che sta facendo un sacco di schifezze in una zona del Medio Oriente ultimamente e le ha fatte proprio come anniversario oggi, esattamente oggi, un anno fa. Perché andare a fare un pochettino di accademia? Perché secondo me è importante cominciare a introdurre per poter studiare effettivamente l'idea del non volerli chiamare mostri. E fare quindi il gioco della società, cioè costruire quello che il nostro meraviglioso Al Pacino in Scarface diceva: l'uomo cattivo, quell'uomo nei confronti del quale il buon cristiano, per esempio, che mangia il corpo del proprio signore, potrebbe dire: quello è un uomo cattivo, io adesso mi sento un pochettino più buono.
per evitare di fare quel gioco lì, dobbiamo, secondo me, vedere gli studi di due personaggi che io ho scelto per voi e che vi consiglio fortemente di andare a ricercare. Ho fatto due tavole per voi per semplificare lo studio. La prima è una tavola importante che si chiama il modello SIR di Ruben De Luca. Ruben De Luca è un orgoglio italiano, un orgoglio italiano che non ha analizzato per fare i propri studi 10 serial killer nella propria carriera di psicologo forense e criminologo, ma ne ha studiati 2230, almeno fino al momento in cui io sono riuscito ad avere accesso ai suoi studi. Mi interessa moltissimo, anzi, prima vi faccio l'altra citazione, poi procediamo. Mi interessa moltissimo parlare di Ruben De Luca, prima di andare a vedere i vari personaggi, e anche di Colin Wilson, che è stato uno scrittore inglese saggista, che è stato in grado di scrivere dei saggi sulla, fra virgolette, popolazione perdente degli intellettuali al mondo, ovviamente una definizione in termini sarcastici, quindi parlando di Sartre, di Camus, di scrittori esistenzialisti di un livello eccezionale, ma ha anche scritto diversi saggi sulla psicopatologia relativa ai serial killer. Anzi, partiamo proprio da Colin Wilson, perché Colin Wilson ha sviluppato quella che secondo lui è una rappresentazione globale delle motivazioni secondo le quali, a causa delle quali, una persona inserita nella società in cui viviamo è in grado di sviluppare una psicopatologia che riguarda il serial killing ed eventualmente anche il cannibalismo. Io adesso puntualizzerò quelli che secondo me sono i punti importanti. Colin Wilson parlava di queste sei possibilità che assieme potevano spiegare il compendio, ecco, dei serial killer esistenti al mondo. La teoria dei bisogni progressivi, ripresa da un altro studioso criminologo, psicologo forense Abraham Maslow, ovvero la teoria dei bisogni che vanno dal nutrimento alla protezione, la gratificazione emotiva e sessuale e l'autostima, puntando il dito soprattutto sulla difesa e la costruzione dell'autostima e immediatamente, come dire, andando a riferirsi a quello che è il punto numero due, ovvero la sindrome della volontà di potenza, elaborata direttamente da Colin Wilson. Queste due cose sono molto, molto importanti per andare a collegarci a qualcosa di ciò che abbiamo detto già relativo al discorso di una bomber nella prima puntata. Quindi una sorta di alienazione all'interno della società ipersocializzata, sovrasocializzata, ci dice una bomber, la necessità di dover appartenere a una serie di istinti, di abitudini, di convinzioni sociali da cui l'uomo, anche e soprattutto progressista, vorrebbe riuscire a liberarsi, ma non riesce a liberarsi a causa della violenza, dell'aggressione, in quel caso non fisica, ma dell'aggressione di tipo psicologico, di tipo religioso, di tipo pseudoetico che viene a lui portata dalla società in cui vive e soprattutto dalla considerazione del fatto di essere un mostro nel momento in cui tu non appartieni a quelle dinamiche. Un mostro come una persona che, per esempio, non vuole mangiare il corpo del proprio salvatore, che vuole, che ne so, decidere da piccolo di dire io sono responsabile delle mie azioni. Non ho bisogno che qualcuno mi scusi, non ho bisogno che qualcuno mi ripulisca. Questo è qualcosa di estremamente importante, questo tipo di analisi globale di Colin Wilson, perché al punto 3 ritroviamo un'altra cosa importantissima che ci riporta, ci collega a quello di cui parlavo all'inizio, cioè ci collega a quella terribile, molestissima divisione che è stata fatta soprattutto dalle religioni monoteiste in Occidente, cioè quella divisione catastrofica tra il bene e il male che identifica all'interno di un ambiente sovrasocializzato
immediatamente non solo una persona che non è in grado di sentirsi come dire allineato con il sistema, soddisfatto all'interno del sistema se non riesce a sovrasocializzarsi, ma contemporaneamente è shiftato nel bene e nel male, senza possibilità di avere una via di mezzo, che in realtà è tutta la nostra vita, perché tutta la nostra vita è la via di mezzo. La sindrome di Jekyll e Hyde è esattamente uno dei punti fondamentali, perché rappresenta esattamente questo, lo shift della stessa personalità all'interno di più porzioni, in particolare in due, e vedremo per esempio all'interno del comportamento di una delle persone più celebri che citeremo questa sera, ovvero il nostro simpaticone col sorriso più bello del mondo e con la camicia più bella del mondo, simpaticone per modo di dire, il mostro di Rostov, Andrei Cicatilo, una persona che era in grado, come poche altre tra i serial killer, di vivere una vita completamente divisa fra vita familiare, vita coniugale per quanto insoddisfatta, vita lavorativa all'interno esattamente di una porzione sociale, di una struttura sociale incredibilmente sovrasocializzata come quella dell'Unione Sovietica, e contemporaneamente l'uccisione di oltre 50 bambini e bambine e giovani ragazze. La sindrome di Jekyll e Hyde è veramente rappresentata in maniera eccezionale da quest'uomo qua, indipendentemente dall'eccezionalità della sua camicia. Procedendo, troviamo una teoria che secondo me è bellissima, incredibilmente importante. Segnatevela e andate a cercarla. La teoria di John Calhoun, etologo, studioso del comportamento sociale. Nel frattempo saluto Mike. Quanto tempo, Mike? Grandioso, eccoci qua, siamo qua. Oh, qualche intervento da te lo voglio, assolutamente. La sovrappopolazione è il 5% dominante. Il signor Calhoun, etologo, studiò che cosa? Studiò il comportamento dei topi in sovrappopolazione. Avete sentito bene, dei topi. Tutto sommato, in termini globali all'interno dell'evoluzione di un pianeta, non credo che possiamo essere considerati davvero molto di più che topi, soprattutto perché dovremmo essere probabilmente 300-400 milioni e siamo 7 miliardi, se non sbaglio, una roba del genere, 7 miliardi e passa. È vero anche che c'è qualcuno che ci sta pensando a fare in modo probabilmente di farci tornare a 350 milioni in vari modi, però non è questo il punto. La teoria di Calhoun è uno dei punti che Colin Wilson prende in considerazione, perché parla di cosa? Quando i topi sono in troppi, la parte più intelligente di loro e la parte parzialmente deviante di loro incomincia ad aggredire gli altri e a farli fuori in massa, per riuscire a tornare in una posizione di mantenere la propria posizione dominante e poter ristabilire l'equilibrio della sovrappopolazione, che ci riporta al discorso anche di una bomber: meno persone, meno disastro di sovrappopolazione all'interno delle città, più libertà di riconoscere il proprio processo del potere, più possibilità di fare dei lavori, più possibilità di essere soddisfatti, meno possibilità di andare a ammazzare la gente. La 5, sindrome dell'imperatore romano. Qui ho proprio citato una bomber, ho veramente citato una bomber, perché la sindrome dell'imperatore romano è eccezionale. Fondamentalmente, nel momento in cui tutti i tuoi bisogni sono soddisfatti, nel momento in cui tu non hai nessun bisogno di andare a cercare non andare a cercare i beni di prima necessità, la sicurezza, che peraltro nella nostra società non sono nelle vostre, nelle nostre mani, ma sono nelle mani di qualcuno che è sopra, quindi non c'è autonomia. Che cosa succede? Succede che quando tu sei veramente soddisfatto in realtà di queste cose, puoi tranquillamente dire che sei scazzato. Sembra una cosa allucinante, però dobbiamo considerare tutti questi punti assieme, ovviamente. Sei scazzato, incominci ad ammazzare la gente, indipendentemente dal mangiarla o no. E infine la teoria dell'uomo che ha sempre ragione.
l'uomo violento e l'uomo che ha sempre ragione. È importante riconoscere il fatto che tendenzialmente tutte quelle condizioni umane che portano a un narcisismo patologico grave e tutte quelle condizioni che portano a una psicopatologia di tipo antisociale, quindi tendenzialmente una psicopatologia che ti porta a voler utilizzare e manipolare l'altro per ottenere il tuo bene, potrebbero portarti anche un giorno, se sei contemporaneamente annoiato, perché sovrasocializzato e non sai che cazzo fare, hai una sindrome della volontà di potenza, hai una sindrome di Jekyll e Hyde e sei completamente distrutto da ciò che la religione in particolare, ma anche certe dottrine psicologiche hanno fatto su di te, per cui non c'è il mezzo fra il bene e il male, c'è il fatto che tu sei un angelo oppure sei un demone. Anche se nessuno ti può dire che sei un angelo o un demone, questo è quello su cui viene strutturata la società. La sovrappopolazione, perché siamo veramente in troppi, indipendentemente dal fatto che qualcuno simpatico con gli occhiali voglia cercare di ridurci a 350 milioni, la sindrome dell'imperatore romano, per cui c'hai due coglioni così, non sai cosa fare, vuoi divertirti in qualsiasi maniera, mandi nel circo anche le fiere a mangiare gli schiavi, tutte queste cose qua per Colin Wilson sono qualcosa di importante, qualcosa di comprensivo per andare a capire come mai succede una così frequente nascita di serial killer. Io vi ho introdotto questa prima parte di Colin Wilson, primo perché volevo dare un po' di accademia, che finora non è stata fatta, ho fatto un po' troppo di filosofia, volevo incominciare a puntare il dito su quelle che sono le dinamiche sociali che creano effettivamente i serial killer. Secondariamente volevo anche incominciare a dire quali sono veramente i punti fondamentali di tipo biologico, genetico, che potrebbero effettivamente andare a definire un serial killer dalla nascita. Per fortuna il 99% degli psicologi al mondo, degli etologi e delle persone che hanno il coraggio di affrontare la sociologia con trasparenza è riuscita a dirci finora che un vero e proprio gene della cattiveria, per cui si può puntare un dito e dire ok, addirittura lo mettiamo a morte, non esiste, non è stato trovato per ora, a meno che non ci siano delle condizioni favorevoli, che sono talmente tante e variegate che non si può davvero pensare di scagliarsi contro una persona. E questo è importante, perché al di là dei nostri, delle nostre battute, al di là del chiedermi come al solito il come mai hai fatto questa cosa, hai fatto l'altra, oppure di dire eccolo lì il pezzentone, prendiamo il pezzentone e mettiamolo a morte, prima di dire qualcosa del genere dobbiamo studiare esattamente come mai la società si comporta così, quali sono le interazioni, che cosa la società vuole da noi. Non è che per caso la società vuole anche che qualche topo dominante incominci a sbranare gli altri. Tutte queste domande vanno affrontate prima di gridare ecco il mostro, perché è troppo semplice dire ecco il mostro e soprattutto non può essere la soluzione per il fascino che le persone provano nei confronti di queste persone. Ora, siccome ho fatto una tirata incredibile, adesso mi accendo un bel sigarettone dopo aver bevuto il caffè e andiamo a fare una bella rassegna, signori, perché di cannibali ne abbiamo avuti tanti. Cannibali di tipo psicotico, Dio mi ha detto che devo uccidere, mangiare e bere il sangue. Cannibali di tipo emotivo amoroso, cannibali del tipo quanto è bella quella ragazza, io a me non basta farci sesso, io la devo tagliare a pezzi, la devo cucinare, la devo mangiare. O cannibali che hanno semplicemente il gusto della carne umana, qualcuno di voi mangia la tagliata molto poco cotta, qualcuno di voi mangia anche le tartar, io le tartar non le mangio, non mi piace neanche il pesce crudo, francamente. Ci sono delle abitudini, delle consuetudini etiche che evidentemente non permettono, e probabilmente ha ragione, di mangiare gli esseri umani. Però ne abbiamo tanti di personaggi. Come ho detto, uno dei personaggi che ci interessa di più è il signor Andrei Romanovich Cicatilo, un personaggio stracitato, per cui non perderò troppo tempo su di lui, ma vi invito ovviamente ad andare a leggere il tutto
tutto ciò che è possibile al di là delle sue meravigliose camicie al processo, una persona sdoppiata, una persona che ha assistito a violenze inaudite durante l'aggressione tedesca in Russia e durante la ritirata dei tedeschi. Una persona che probabilmente al quale probabilmente è stato mangiato il fratellino da soldati russi che non avevano da mangiare o da contadini che non avevano da mangiare durante la ritirata dei tedeschi. Una persona che ha sviluppato dei disordini di tipo omosessuale, dei disordini di perdita di urine a letto fino a tarda età. Una persona che aveva una malattia e un bisogno del controllo in parallelo rispetto alla sua partecipazione politica, che avevano un livello eccezionale. Una persona che evidentemente non aveva il controllo completo del proprio sdoppiamento, perché passava tranquillamente dall'avere una vita sessuale coniugale assolutamente non soddisfatta, in cui ha messo ha referto tutta una serie di violenze, di prese in giro, dalla moglie e dalle precedenti amanti, tanto quanto, le aveva prese dalle prime piccole fidanzatine e dai compagni quando era piccolo, per le dimensioni del pene, per, l'incapacità di mantenere la pipì appunto fino in tarda età, per il fatto di avere due occhiali che lo facevano sembrare, insomma, de degli occhiali a fondo di bottiglia che facevano in modo che lo prendessero in giro in maniera clamorosa. Veniva preso addirittura in giro dai suoi studenti. Incominciò a uccidere a un certo punto, probabilmente anche con la percezione, questo però è uno studio collaterale, del fatto che una serie di meccanismi politici stavano andando verso la disgregazione all'interno di uno stato sovrasocializzato come l'Unione Sovietica. Questo è un parere personale, così come esistono degli studi, non è confermato. Rimane il fatto che si tratta di una delle persone più violente, si è trattato, perché è stato giustiziato nel 1994, si è trattata di una delle persone più violente e terribili della storia. Il suo cannibalismo è stato di tipo collaterale alle psicopatologie. La violenza in termini di uccisione e in termini di sevizie e di stupri aveva collateralmente la necessità anche di mordere in maniera, come dire, in maniera ferale parti del corpo delle vittime, in particolare i capezzoli, così come l'estrazione degli occhi e il nutrimento tramite gli occhi a causa del fatto che non poteva essere guardato. Era una persona che, a quanto pare, dalle sue parole, riusciva ad avere delle erezioni solamente nell'atto della violenza estrema e soprattutto nei confronti di bambini che avevano un'età compresa fra i 6 e i 14 anni mediamente. Se non ricordo male, in questo caso è 21 o 22, l'età più alta di una vittima di Cicatilo, che ne ha uccise più di 50. È stato poi utilizzato ovviamente come una bestia al processo, messo all'interno di una gabbia, uno degli esempi migliori, in questo caso in Russia, dell'utilizzo del personaggio per farne un trofeo, ecco, di caccia. Sicuramente non è stata una persona dai passati particolarmente leggeri, ed è stata una persona che è stata messa in televisione, o meglio al cinema, in maniera efficacissima in questo film che vi consiglio. Malcolm McDowell è l'interprete meraviglioso di Andrei Cicatilo. È un film veramente eccezionale in termini di messa in scena di ciò che è accaduto. È un film in cui Malcolm McDowell, guardate la somiglianza con Andrei Cicatilo, potete vederla in maniera evidente. Che dire, se qualcuno di voi non ricorda esattamente chi è Malcolm McDowell, vi faccio vedere questa foto e il problema dovrebbe essere fugato. Ovviamente, quegli occhi e quell'espressione sono fra le migliori che potevano
capitare per fare un film del genere. Vediamo un po' chi è che mi ha scritto qualcosa. Non vorrei andare fuori tema, se puoi. Mi dici un tuo pensiero per quanto riguarda questo tipo di comportamento legato ad abduzioni di qualunque tipo. Se per abduzioni immagino tu intenda quello, l'unica cosa che posso immaginare io, ovvero il fatto di essere addotti da organismi extraterrestri, probabilmente è leggermente fuori tema, ma non è un problema. L'unica cosa che posso dire è che secondo me è evidente, dopo lo chiederemo anche all'amico Lu, che stasera stiamo andando un po' lunghi, ma poi gli telefonerò. Io ritrovo in una marea di contenuti di tipo sacro, almeno quelli che ho potuto leggere finora, e la storia è un'interpretazione non parziale di questi testi, è evidente che quelle persone che sono scese da delle nuvolette con gli occhi, vogliamo definirle in questa maniera, più o meno tutti, aztechi, indiani, egizi, ebrei nell'antichità, eccetera, riconoscono più o meno quelle persone come qualcuno che è sceso con le nuvolette con gli occhi, ma indipendentemente da ciò erano persone che amavano la carne umana. Che ci sia in stato inserito qualcosa nel DNA dei loro animali d'allevamento più abbondanti su questo pianeta, non so a chi io mi stia riferendo, però potete immaginarlo chi possano essere gli animali d'allevamento più abbondanti su questo pianeta, figli di quelle persone che sono arrivate dalla nuvoletta con gli occhi. Evidentemente questo gusto di carne umana è insito nel DNA, ma è insito nel DNA anche perché è stato in qualche maniera modificato. Quelle incredibili griglie, quei barbecue texani che c'erano in Medio Oriente, a quanto pare in tutti quegli scritti che la Chiesa non ha accettato, parlano chiaramente di barbecue con carne umana consumata da parte di questi personaggioni che avessero o non avessero le ali, che avessero o non avessero i capelli lunghi, che fossero un po' più alti di noi, che avessero stranamente la nostra forma, a immagine e somiglianza nostra, esattamente. Ora, non so se si può stabilire effettivamente un legame. Grazie a te, Deborah. Non so se si possa stabilire un legame perché io qui ho espresso una mia posizione in quattro parole relative a quelle che sono i testi sacri e all'eventuale legame di quelle persone lì con noi. Per il resto, non so effettivamente se c'è un legame, ma sicuramente la ferinità umana unita alla ferinità di qualcuno che potrebbe averla modificata, beh. Qualcosa potrebbe farmi venire in mente, ecco. Qua siamo decisamente nell'ambito di quelli che vengono chiamati misteri, ma siccome ci occuperemo anche di esoterismo, di occulto, eccetera, non mi dispiace assolutamente trattare ogni tanto, fare qualche incursione, ecco, anche in questi argomenti. Passiamo direttamente a uno dei più celebri. Passiamo a questo signore qua che ha stabilito lo standard degli occhiali e della tenuta da serial killer. È il signor Jeffrey Dahmer, era il signor Jeffrey Dahmer. Per noi è importante per tanti motivi Jeffrey Dahmer, perché ha avuto un'infanzia tutto sommato abbastanza normale, un'infanzia segnata semplicemente da una distanza di comunicazione con i genitori, e con gli amici, soprattutto nel momento in cui ha scoperto di essere omosessuale, enorme. Una capacità di comunicare, di riconoscere, di imparare il gioco della violenza mediata semplicemente dalla televisione, così come ci dirà anche Theodore Bundy nel momento in cui ci parlerà della televisione, della violenza, della pornografia, ed è arrivato a uccidere 17 ragazzi, principalmente di colore, principalmente trovati nei locali omosessuali di Milwaukee. Questo è lui in una delle più celebri delle sue interviste. Adesso vi faccio vedere qualcosa, vi ripeto ragazzi, che rientriamo all'interno, incominciamo a entrare nell'interno di materiale un pochettino potente, per cui attenzione, questa era la casa Jeffrey, ma soprattutto quello che mi interessa è che Jeffrey, oltre a aggredire, uccidere, tagliare a pezzi le persone e mangiarle, ne scarnificava i teschi, li conservava in una sorta di salamoia. Ha cercato anche di creare degli zombie iniettando acido solforico all'interno dei crani,
delle sue vittime. Questi erano alcuni dei bidoni che lui utilizzava in casa. Questo è materiale reale, okay, dalle scene del delitto. Ci sono dei teschi scarnificati ritrovati dalla polizia, probabilmente messi lì in bella posta per fare una foto, però c'erano. Questo è il meraviglioso frigorifero dove il poliziotto trovò una testa conservata, insieme poi al freezer a pozzetto in cui c'erano parti di essere umano macellate per essere consumate in seguito. Il suo personaggio è un personaggio estremamente solitario, estremamente solo, estremamente privo di contatto sociale. Un personaggio che è arrivato a uccidere 17 persone. Qua vedete alcune delle sue, scusate, qua vedete tutte le sue vittime, per lo più sono di colore, e ovviamente la oltre a poter definire un mostro e a volerlo definire sano di mente, perché se una persona è in grado di agire e di organizzare i propri delitti in maniera efficace, per la maggior parte delle corti negli Stati Uniti è sano di mente. Cioè il fatto che tu uccidessi animali, li conservassi in salamoia, ci facessi della tassidermia, il fatto che tentassi di farci sesso, che tu sognassi di fare sesso con tua nonna, che tu avessi l'intenzione di fare sesso omosessuale violento con persone addotte, il fatto che tu abbia sviluppato la tua relazione con il sesso solamente in termini di violenza, di narcosi e di utilizzo per il cannibalismo, tutta questa roba qua per le corti americane non significa che sei malato di mente, significa che hai qualche piccola tara. Per il resto, siccome sai organizzare i tuoi crimini in maniera efficace, allora sei sano di mente. Questo è quello che è stato riconosciuto Jeffrey, ed è stato utilizzato anche ovviamente a scopi politici, o si è cercato di utilizzarlo a scopi politici, sociali, perché ovviamente il fatto che lui abbia ucciso solamente persone di colore è stato utilizzato immediatamente come motivazione per dire stai uccidendo, stai facendo dei crimini a sfondo razziale. Io ho un senso dell'umorismo differente dal vostro, probabilmente differente dalla media delle persone che conosco, e adesso lo vedremo anche col prossimo personaggio. Però a me fa abbastanza sorridere il fatto che Jeffrey Dahmer, con una freddezza glaciale in aula e più volte, abbia semplicemente detto: perché uccidevo le persone di colore? Semplice, perché purtroppo la città di Milwaukee non offre delle condizioni sociali, di conseguenza un'alfabetizzazione efficace per le persone di colore, soprattutto all'interno dell'ambiente segregato dell'omosessualità. Per cui uccidevo le persone di colore fondamentalmente perché, uno, mi piacevano di più, secondo, perché erano tendenzialmente più abbindolabili, punto, con una freddezza allucinante. Lì, secondo me, è stato aperto e chiuso il caso razziale nei confronti di Jeffrey Dahmer. Questo non significa non portare rispetto nei confronti delle vittime che hanno urlato giustamente il loro disappunto contro Jeffrey. Voglio solo ricordare però che ci fu una persona al processo, tra l'altro il mio rammarico non aver trovato una foto, ve la farò vedere la prossima puntata, un signore, un papà di una persona uccisa, che si presentò con delle magnifiche bretelle arcobaleno, con una barba lunga, con una personalità tranquilla, ferma, e ha detto: Jeffrey, io ti perdono perché la violenza e un'eventuale esecuzione nei tuoi confronti non mi riporterà indietro mio figlio. Per cui ti perdono e capisco il fatto che se tu sei lì stai soffrendo quanto sto soffrendo io. Questa è una persona, queste sono le persone che vanno clonate, secondo me, per ottenere dei risultati buoni in termini di accettazione e di studio dei serial killer, indipendentemente dal fatto che si siano eventualmente mangiati il vostro vicino di casa. Che alle volte il vostro vicino di casa potrebbe non essere neanche una cosa così terribile, ecco, da mangiare. Non è detto, non sto facendo apologia di niente. Il prossimo personaggio che vediamo è probabilmente uno dei pochi serial killer di origine asiatica, e per di più è un serial killer che l'ha fatta completamente franca. L'ha fatta completamente franca perché sostanzialmente non è stata avvalorata la sua colpevolezza dalle corti giapponesi nel momento in cui è stato rilasciato dalle corti francesi per decorrenza dei termini. È tornato in Giappone e ci ha scritto anche dei libri.
Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di quel personaggio che vi ho fatto lì dietro in uno dei miei ritratti pop, che è il signor Issei Sagawa, che è questo bell'umin, questo bell'uomo qua, con questo bellissimo riporto sulla fronte. Quest'uomo ha ucciso una sua collega di lavoro all'Università di Parigi. L'ha uccisa perché fondamentalmente, questa foto tra l'altro è molto divertente, l'ha uccisa perché? Perché aveva la pelle candida, perché era bravissima a leggere Goethe in tedesco, perché era una persona che a lui faceva non soltanto, non gli provocava attrazione dal punto di vista sessuale, ma aveva un'attrazione emotiva, fomentata e potenziata dalla propria, solitudine, talmente violenta da avere la necessità di dire: io non voglio semplicemente andarci a letto, voglio possederla, possederla totalmente. Durante una lettura di una poesia, le sparò un colpo di fucile alla nuca e in seguito procedette a tagliarla a pezzi e mangiarne diverse porzioni, principalmente i glutei, cosa che viene descritta come una delle cose più appetibili all'interno del corpo umano. Per cui, qua, permettetemi una battuta. Con questa fissa dei superculoni, gli date molto di più da mangiare, eh? Gli date molto di più da mangiare ai pezzentoni, quindi attenzione a questa cosa qua. Torniamo sul nostro simpatico Issei Sagawa. Avete capito che i culoni sono riferiti a quelli che fanno allenamento della Madonna, non ovviamente alle persone che hanno un problema di peso, quella moda, insomma, che va oggi, quello intendevo. Il nostro amico Issei Sagawa. Buonasera, Inuyasha, buonasera Stramonio, terribilmente affascinante, decisamente non bello, ma terribilmente affascinante, decisamente, poi non so a chi ti riferisci, se vuoi spiegarcelo meglio, è diventato più brutto, se possibile, negli anni, ma è diventato un affermato pittore dopo essere tornato in Giappone. Aveva ovviamente una famiglia ricca in Giappone, che lo ha sostenuto in tutti i modi, ha scritto quasi 20 libri, quest'uomo, sulle sue avventure. È stato libero in Giappone per un sacco di tempo, non si sa effettivamente se possa aver mangiato qualcun altro. Ha scritto delle ricette e ha anche lui i nostri occhiali, marchio di fabbrica. Comunque, certo, Stramonio, che è una maglietta dei Mayhem, e non mancheremo di parlare dei Mayhem in una puntata della Botteguccia dei Sigilli, e non mancheremo di parlare dei Mayhem probabilmente con un mio amico che, quando ve lo presenterò, faremo faville assieme, perché saremo qua assieme davanti alle telecamere, al mio amico Dani, che spero ci stia guardando, ma lo vedrete e ne vedrete delle belle, ne sentirete delle belle, con la serata dell'Inner Circle, del black metal e tutto ciò che è legato ai Mayhem e quant'altro. Issei Sagawa, questa foto ve la risparmio, onestamente ce l'ho qua, ma è veramente brutto lui, quindi ve la risparmio, e non vi risparmio invece, quindi attenzione che questo è tutto explicit. Sì, quelle che state vedendo sono effettivamente porzionature della collega. Porzionatore della collega, laddove si trovano cose che io posso far vedere, le faccio vedere. Una cosa che va evitata, e qua prendo parte diciamo a tutto l'ambiente zombie, che ovviamente mi affascina molto, dai film ai videogiochi, eccetera. Una cosa che va evitata e che provoca una malattia che si chiama Kuru, e le popolazioni Papua Nuova Guinea la conoscono molto bene, che è una malattia che provoca, grazie a un prione, la sequenziatura del cervello in questa maniera, come la mucca pazza. Sostanzialmente il cervello dovrebbe essere evitato. Non si sa come, ma evidentemente quasi tutti i serial killer sono estremamente, serial killer cannibali sono estremamente, sono ben a conoscenza di questa cosa e non lo consumano tendenzialmente. Il nostro amico Sagawa l'ha fatta franca, come l'ha fatta quasi franca un personaggio che è rivoluzionario all'interno del mondo dei serial killer. Rivoluzionario perché? Perché alla fine degli anni 90 internet ha fatto il suo gradito, enorme ingresso nelle nostre vite.
un ingresso che potrà avere dei futuri che noi non conosciamo effettivamente, ma ha fatto un ingresso in maniera eccezionale. Che cosa è successo? Che ovviamente l'ambiente della pedofilia, delle possibili aggressioni e anche dell'ambiente cannibalico, e non in red room, quindi non in ambienti di internet super protetto e super segregato e super illegale, ma nell'ambiente degli annunci, i cannibali sono prepotentemente arrivati alla ribalta. Chi è che ne ha tratto un vantaggio eccezionale praticamente facendola franca? Una persona che finora non abbiamo trattato, l'abbiamo tenuta quasi all'ultimo, perché è un personaggio con tanti denti, un personaggio con tanti denti e un personaggio che proviene dalla Germania. Questo personaggio, Armin Meiwes, un personaggio a cui dedicherò probabilmente un ritratto idem, è un personaggio che avrà scontato alla fine dei suoi crimini solamente 5 anni di galera in Germania. Per quale motivo? Perché il proprio crimine è stato adescato via internet, ma è stato adescato, ma soprattutto portato a termine in una maniera incredibile. Cioè lui ha cercato una persona che fosse pronta a farsi uccidere, macellare e mangiare. Dichiarato alla dogana. Cioè io ti voglio trovare, ti voglio macellare, ti voglio uccidere e mangiare. Ha trovato qualcuno che gli ha risposto e che gli ha detto: bene, questo signore era... questo signore qua, Jürgen Brandes, entrambi tecnici di computer, tecnici informatici. Armin Meiwes con alle spalle un passato piuttosto tragico in termini di educazione, una madre iperpossessiva, una casa di 42 stanze, una madre che lo seguiva ovunque, che non gli permetteva di avere nessun tipo di rapporto sociale, un controllo dell'ordine, della precisione, dell'efficacia al limite dell'ossessivo, anzi oltre il limite dell'ossessivo. La casa di 42 stanze in cui Meiwes viveva da solo fu trovata all'epoca dei primi ingressi della polizia, fu trovata completamente sporca dappertutto tranne la stanza della mamma, qualcosa che ci ricorda anche Psycho, ecco, per dare un riferimento anche cinematografico. Giustamente Gnoma Zoe dice le sue vittime erano consenzienti. In realtà lui fu ufficialmente condannato per l'omicidio di una sola persona, ma non fu omicidio nella realtà dei fatti, perché il signor Jürgen Brandes si fece a tutti gli effetti uccidere e macellare e mangiare, consumando peraltro assieme al proprio carnefice il proprio pene tagliato e cucinato specificamente con dell'alloro e del timo e dell'aglio, così disse Armin Meiwes. Lo mangiarono assieme, poi lo uccise, lo tagliò a pezzi e lo mangiò nel corso dei mesi. Ma qual è il dettaglio? Che rappresenta un caso incredibile, perché la giustizia tedesca non riuscì a trovare un sistema per condannare Armin Meiwes per omicidio a tutti gli effetti, o meglio, l'unica fattispecie che venne trovata per condannare Armin Meiwes fu l'omicidio a scopo terapeutico illegale, quindi una sorta di suicidio assistito. Riuscirono a condannarlo a 5 anni. Perché? Perché riprese tutto. Perché ripresero tutto, dalle prime pastiglie ingerite per calmarsi alla macellazione. Ripresero tutto e fu tutto disponibile in aula, compresa tra l'altro la dichiarazione di Brandt in diretta, in telecamera, che avrebbe voluto essere macellato e mangiato. Compresa una dichiarazione, e anche qui poi ditemi se uno non deve avere qualcosa da temere dai... se non deve avere qualcosa da temere dai notai, perché la meraviglia è che Brandes andò addirittura fare una dichiarazione firmata da un notaio che sarebbe andato a farsi mangiare dall'amico Armin Meiwes. Giustamente sì, filmarono tutto come prova, Ale.
dal punto di vista tattico, da tutti i punti di vista, stramonio, sono d'accordo con te. Geniale, geniale. Nessuno può, secondo me, opinare che ci sia qualcosa, cioè che probabilmente il nostro amico Armin Meiwes e entrambi non si siano anche documentati in termini legali. Hai ragione, soprattutto la dichiarazione di consenso, e sarebbe da studiare colui che si è fatto mangiare, Antonietta. Assolutamente, sarebbe da studiare colui che si è fatto mangiare, anche perché colui che ha mangiato può essere studiato, può essere incontrato, e potete probabilmente comprare anche online dei suoi libri perché ha fatto un libro di ricette. Fegato di ragazzo alla veneta, insomma, qualcosa del genere. Qualcuno di voi potrebbe considerare interessante il fatto che entrambi erano tecnici di computer, Entrambi, tecnici informatici. Chi ha orecchie per intendere, intenda, gli altri probabilmente non si fanno mangiare. Che dire, Armin Meiwes è un caso veramente eccezionale, e tra l'altro Armin Meiwes non aveva nessun tratto della psicopatologia violenta, nel senso che le persone che si sono presentate a casa sua per farsi appendere ai ganci e hanno cambiato idea sono state rilasciate da Armin Meiwes. Quindi lui non ha in nessuna maniera fatto coercizione, effettivamente. Ha dichiarato che in Germania, ai tempi del 2001-2002, secondo lui, vivevano quasi 1200 cannibali fra imprenditori, stimati professionisti in grado di pagare interi corpi o porzioni di corpi da mangiare. Se siete impressionabili, non guardate la prossima foto. Lo so che mi sono ripromesso quando ho detto faccio la botteguccia di non fare paraculismo, ma mi sento di doverlo fare. Perché la prossima, esatto, gli altri in roulotte, mi sento di dover fare paraculismo e di dire non guardatela, perché la prossima foto è davvero allucinante, perché vedremo il lavoro, oltre a vedere Armin Meiwes con un cappello da chef, vedremo il lavoro di Armin Meiwes. Quindi attenzione, 1, 2, 3, via. Quello che state vedendo è il corpo di Brandt appeso per lo sgocciolio, come si fa con i maiali, insomma, e Armin Meiwes col cappello da cuoco, la vasca in cui fu drenato il sangue di Brandt prima della macellazione e del consumo. La vasca che ritroviamo anche qua. Tra l'altro, volevo farvi vedere le papperelle. Finora non avete commentato molto, però ditemi qualcosa sulle papperelle. Cioè, signori, le papperelle in una vasca in cui Brandt si è dissanguato e dopo essere stato evirato e prima di consumare praticamente il proprio pene con Armin Meiwes, cucinato con alloro, timo e aglio. Ecco, le papperelle, faremo un tormentone. Le papperelle, lo metterò anche con la cassa dritta, magari per le prossime episodi. Le papperelle, tum, 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 le papperelle, perché funziona tantissimo. Le papperelle di Armin Meiwes. Abbiamo quasi finito. Prima di andare a chiamare il nostro amico Lou e prima di citare uno dei personaggi più celebri su cui spenderò proprio due parole, volevo darvi un altro riferimento che ho citato all'inizio, ma non ho trattato. Che sono gli studi del nostro Ruben De Luca, a cui io sono molto legato, perché secondo me il suo fattore SIR, il suo modello SIR di analisi della nascita di un serial killer è incredibilmente dettagliato. Si può scaricare, magari meglio di no, no? Facciamo anche qua la paraculata bella potente. Comprateli. Ma il fattore socioambientale, come vedete, S, quindi la famiglia, l'inserimento sociale, gli eventi predisponenti o facilitanti, le subculture, il sistema sbagliato di ricompense e punizioni quando siamo piccoli, ricompense fallate o punizioni non consistenti, assieme al fattore individuale, tratti psicologici, sessualità, sfera delle fantasie, rapporto della sfera delle fantasie con l'applicabilità reale delle fantasie sessuali, le motivazioni,
e soprattutto l'elaborazione del trauma all'interno di un ambiente socioambientale e di un fattore socioambientale e soprattutto il fattore relazionale che, come vedete, a parte l'ovvia comunicazione con se stessi e quella che ritroveremo anche in varie puntate, la modalità di apprendimento della violenza, le altre sono comunicazioni bionivoche con la famiglia, con i partner, con la società. Laddove ci sia una falla in una comunicazione che non è bionivoca, già il fattore relazionale viene considerato come fallato. Io sono estremamente dipendente, fra virgolette, nello studio dei serial killer dal modello SIR di Ruben De Luca, perché Ruben De Luca ci dice una cosa estremamente importante, ancora una volta, vuole ribadire con grande efficacia, con grande indipendenza intellettuale, cosa che ultimamente è una cosa molto molto rara, vuole ribadirci che il gene del cattivo non è stato ancora trovato, ok? Quindi è conveniente riuscire a descrivere una persona come mostro perché non si vuole studiarlo, perché non si vuole accettare anche le responsabilità che abbiamo già visto essere importanti negli studi di Colin Wilson, negli studi di Ruben De Luca e nella vita delle persone che analizzeremo, negli studi di quel brillante genio, fra virgolette, serial killer di una bomber su come la società sovrasocializza le persone, è molto comodo non voler studiare il perché la società ci vuole dannati criminali in alcuni casi, ok? È molto più facile dire che siamo mostri e metterci eventualmente alla sedia elettrica. Grande Simo con la bomba, grande Simo, grandissimo. Abbiamo trattato già un sacco di roba, ma sta per arrivare uno dei tuoi preferiti, erano le papere della sua infanzia, sì, erano le papere della sua infanzia probabilmente. C'è chi si è comprato gli occhiali di Jeffrey Dahmer, per cui potremmo cercare di vedere se in un auction online vendono le paperelle di Armin Maides, chi lo sa. Magari si potrebbe fare una sorta di, facciamo una action figure di Armin Maides con dei grossi denti e delle paperelle di fianco. Potrebbe essere interessante. Grazie Antonietta. Ho lasciato per ultimo, prima di sentire il nostro amico al telefono, ho lasciato per ultimo, signori, l'uomo che ha ispirato uno dei film più celebri, The Texas Chainsaw Massacre, uno dei film più celebri della storia. È lui, Leatherface, l'uomo con la faccia di cuoio e quella celebre sega elettrica, o meglio, sega motore. Che dire, quest'uomo chi era? Era un simpatico, tranquillo, cittadino di Plainfield, Ohio. Quest'uomo qua, un uomo che vestiva le vesti della normale America di campagna, un uomo che aveva un rapporto abbastanza terrificante con la madre, una identificazione e dei rapporti di gestione della casa e anche di pulizia della casa della madre dopo la morte della madre simili a quelli del nostro Armin Maides, simili a Psycho. Lui effettivamente ha ispirato probabilmente anche Psycho di Hitchcock. Esattamente, Simo, ti regalai nel Normorto Day, ti regalai quella bellissima, il film e la action figure con la sega motore, bellissima. A proposito, mettigli un petardo sotto il sedere a Lorenzo e digli di venire ad ascoltarmi. Cazzo! Dai, su, un po' di movimento. Che cosa faceva quest'uomo, signori? Faceva delle cose un po' particolari. Anche qui andiamo a vedere qualcosa che, attenzione alla vostra, diciamo, sensibilità. Ha ucciso un sacco di donne, ha ucciso la madre, ha fatto sesso col cadavere della madre, ha tagliato a pezzi le persone, ne ha utilizzato la pelle conciandola e poi andando a cucire assieme degli oggetti di uso comune o utilizzando crani, teschi, cioè crani o ossa varie per costruire oggetti di casa. Le madri terribili sono un po' il filo conduttore di parecchi serial killer. La distanza emotiva
la distanza emotiva, la non comunicazione, l'impossibilità di sviluppare un alto livello di empatia unitamente un'acquisizione del modello della violenza recato dai padri o spesso purtroppo da una serie di padri surrogati uno dietro l'altro, come vedremo nel caso di Edward P. Wee Gaskins, che tratteremo in un'altra puntata, sono spesso due caratteri fondamentali familiari, ecco, dal punto di vista familiare per la nascita di personalità estremamente deviate. Che cosa faceva il nostro Ed Gein, macellaio di Plainfield? Faceva queste cose qua, signore. Una tazza con un teschio, dei pezzi di pelle ricuciti e messi in bella vista, dei guanti con pelle umana, una cintura con pelle umana, e tutto lo faceva con le sue vittime. E tra l'altro il discorso di Leatherface è nato dal fatto che lui si fece un vestito con la pelle della madre, in modo tale da poterlo indossare unitamente a dei vestiti della madre e procedere alla masturbazione, vestito da sua mamma davanti allo specchio. Se qualcuno di voi può sostenere che una persona del genere, al di là della capacità di mettere in campo un crimine curato e strutturato, sia una persona sana di mente, non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma evidentemente non è così facile. Okay? Non è decisamente così facile. Non riesco a trattare altro perché siamo già un'ora e un quarto, quindi direi che qualche piccola chicca ce la teniamo e soprattutto ce le teniamo per un'altra volta. Il nostro Edmund Kemper, che ha strappato le corde vocali alla madre dopo averla uccisa, evidentemente non la voleva più sentire, il nostro simpatico Kemper. E una serie di altre persone, soprattutto i vampiri, come Richard Trenton Chase, quindi i vampiri, bevitori di sangue, eccetera, ce li teniamo per un'altra puntata. Io direi che innanzitutto adesso andiamo a far vedere il nostro promo e poi facciamo una telefonatina. Ci vediamo fra 30 secondi. Apriamo i battenti della botteguccia dei sigilli. Il true crime più sanguinario e folle, dai serial killers alle trame del crimine nostrano, le controversie della storia mondiale lette con coraggiosa oggettività. Io sono il Teo della botteguccia artistica Crack Apart e vi condurrò nei meandri della mente. Vi attendo nella botteguccia dei sigilli. Oh, eccoci di nuovo dopo il promo. Grazie mille, Gnoma. Questa sera ero più estra, mi sto mettendo. Non ho fatto uso di stupefacenti, eh. Non ho fatto uso di stupefacenti. A parte tutto quello che ho dichiarato in quei 3 minuti d'inizio, che non si sentiva l'audio, e quindi io potrei anche aver dichiarato che il mio vicino era buono, ci ho fatto il chili. Non so se avete visto. Guardate a proposito. Guardate i contenuti, perché un po' di pubblicità, guardate i contenuti del Teo Crack Apart su Instagram, i miei quadri, che non sono semplicemente i quadri, insomma, pop, ma tutta la serie delle mie ballerine, eccetera, eccetera. Guardateli e datemi un vostro parere, seguitemi, mi fa veramente molto onore. Male intendi il vicino di casa, Antonietta, immagino. Il vicino di casa non era poi così male, dai. Non era poi così male, secondo me. Certo, è venuto un po' grasso il chili, però non era poi così male. A parte gli stessi, sì, a parte gli scherzi. Killer cannibali italiani, ce ne sono stati in termini parziali, nel senso che si tratta di persone che hanno utilizzato porzioni di corpo come il nostro Cicatilo, morsi, eventualmente tentativi di consumo di piccole porzioni di corpo, come per esempio ciò che probabilmente avveniva nello stesso celeberrimo mostro di Firenze. C'è stato il tentativo di cannibalizzazione di una porzione di vittima
viva però da parte di Stevanin, il mostro di Terrazzo, che probabilmente tratteremo in una puntata sul Nord-Est. Daniela 16, Danieli, esatto, anche il sapone. Siamo una nazione probabilmente troppo di buon gustai, o probabilmente abbiamo ancora troppi maiali da consumare. Date voi eventualmente la definizione di maiale a chi volete. Viva sì, Stramonio, viva sì, ha proprio morso, mentre dopo che gli faceva le foto, eccetera, le aggressioni, il mostro di Terrazzo, il mostro appunto, sempre il mostro di Terrazzo, morsicò almeno due delle prostitute che poi uccise per consumarne i capezzoli nell'atto della violenza, ecco. Sto per chiudere perché siamo a 1:20. Volevo chiamare il nostro amico perché voglio vedere se ha qualcosa da dirci. Sicuramente avrà qualcosa da dirci. Mi tolgo l'auricolare. Signori, stiamo per sentire il nostro simpatico amico Lu dagli Inferi. È proprio lui. Vediamo un po'. Vediamo se mi risponde. L'altra volta c'era il Grande Fratello. Vediamo stasera che cosa può dirmi, perché volevo chiedergli un piccolo dettaglio, se è possibile fare qualcosa di particolare. Datemi il tempo di fare il numero, che ovviamente è sempre quello. Mi raccomando, crack up our phone, serve per comunicare col nostro amico. Ehi là, Lu, eccoci qua. Là ti fai beccare sempre, perché sei un cazzo di esibizionista. Eh sì, è questo il punto. Ci sono un sacco di amici qua stasera e spero andranno sempre a salire. Ma sei stato tu a bloccarmi? Stavo dicendo delle cose che non andavano, sei stato tu a bloccarmi l'audio all'inizio? Lo so che tu non fai robe, tu fai, insomma, sei una persona corretta, tutto sommato. Va bene, dai. Senti, ma io vorrei sentire qualcuno, però mi fai parlare con qualcuno? Vabbè, dai, dimmi la tua, che loro vogliono sentirti, dai, eccolo. Aspetta, Eccolo, ragazzi. Vediamo un po'. Vai, Lu! Matteo, che piacere. Guarda, devo dirti la verità, non è che siamo poi così in tanti qua, Cioè, perché se non sono pienamente sani di mente, io non me li prendo. Mi piace prendermi la gente responsabile. Quelli che ci sono a tavola, più che altro, non te li posso chiamare. Tu come stai? I tuoi ascoltatori? Come va la trasmissione? Cioè, ti piace fare le battute tipo quelle che io non posso fare, tipo chi è che vince in un campo di concentramento la corsa dei 100 metri fra un nazista, cioè quelle battute lì, insomma, ti piace fare, sei un simpaticone. Facciamo Lucifero, che è simpatico umorista, e glielo rubiamo al pelato. Va bene, ok, ci adattiamo, dai. Ok, dai, vuoi fare un saluto all'ultimo, dai. Ok, dai, che poi devo chiudere, siamo quasi 1:30, Lu. Bella Lu, grande. Va bene, dai, eccoli qua. Quello che ti posso dire è che sono abitudini che aveva anche mio fratello, quello che inizia con la J, là, il simpaticone. Nei libri che sono stati vietati dalla Chiesa, sai quante ce ne sono di queste cose? Assolutamente. L'unica cosa che posso dire è, dai, fanatici religiosi, amici vari, venite a fare un po' di contenzioso con il Teo. E adesso ti saluto e vado a tavola anch'io. Mi chiamano, c'è il dolce. Va bene, non voglio neanche sapere che cosa mangiate per dolce. Ok, va bene, dai, Lu. Grazie, ci sentiamo alla prossima puntata. Va bene? Dai, fantastico, alla prossima. Ciao. Ragazzi, come dire, anche lui non mi ha confermato che un po' di cose evidentemente sono già state messe in chiaro da molti libri, insomma, che dovremmo approfondire. Tutti quei libri che tendenzialmente, per esempio, dalla Bibbia sono stati esclusi. Tutti quei libri che dalla Bibbia sono stati esclusi! Esattamente quelli lì, tutti quei pezzi lì. Che dire, ragazzi?
Andiamo a cena a casa del Grande Fratello, grande stramonio. Guarda, io ti voglio presente sulla puntata dei Mayhem, ma boh, se facciamo una cena speciale ti invito a cena, decisamente. E Antonietta ride, non so se sta ridendo ancora per il vicino di casa. Comunque il vicino di casa era semplicemente un po' coriaceo, ma mi raccomando, col vicino di casa soprattutto dovete stare attenti a quella questione della carne, dovete tritarvela da voi, perché sapete che fa quella piccola quantità di carne già frollata, grande stramonio, quella piccola quantità di carne già frollata e poi la mischiate con la carne all'interno e fate la trita, non è buona, tritatela voi o fatela tritare dal vostro macellaio, il vostro macellaio di fiducia. Decisamente. Ragazzi, che dire, questa sera mi sono proprio divertito. Vi ho dato un paio di spunti anche dal punto di vista dello studio netto della psicopatologia. Se volete anche delle slide o questo tipo di contenuti, sono disponibilissimo a passarvele. Io sono il Teo della Botteguccia Crack Apart, alla Botteguccia dei Sigilli. Mi raccomando. Guardate le mie opere, seguite la Botteguccia dei Sigilli. La prossima puntata sarà estremamente rompicoglioni perché parleremo di eroi e parleremo di eroi senza colore. Quindi gli eroi non hanno colore indipendentemente da dove combattono. Qua mi dicono all'ultimo, vi sto per salutare, sto per mettere la sigla. Grazie mille. Grazie e buona serata a tutti, grazie a voi ragazzi. Ah, questa è meravigliosa, il mio vicino è il mio ex barito e fallo mangiare a qualcuno che frequenti, cioè, eventualmente. Non vedo molte altre alternative, o mangiatela assieme, evidentemente, se non è troppo coriaceo. Stramonio, grazie mille, grazie a tutti veramente ragazzi. Adesso devo chiudere perché altrimenti YouTube ci targettizza come quelle incredibili versioni lunghissime di Dune di 3 ore e mezza, che peraltro andrebbero viste sempre e comunque. Che dire, vi voglio bene. E grazie mille. Credo di non essermi dimenticato assolutamente nulla. Qualsiasi cosa, la trattiamo nella prossima puntata. Scrivete le vostre volontà, non le ultime volontà, o magari anche sì. Ci vediamo alla prossima puntata, Eroi senza colore alla Botteguccia dei Sigilli. Io sono il Teo Crackapart, vi saluto, grazie mille per essere stati con noi e un abbraccio, un abbraccissimo. Buonanotte.